video. Io sono Gianmarco e oggi, argomento scottante, ho un'ossessione, TikTok. Infatti la maggior parte della gente mi dice: ma TikTok non mi piace, non mi piace, non mi piace. E ogni volta rispondo: provo a usarlo per almeno 5 minuti. Quello scroll continuo diventa una roba automatica. Vi siete mai ritrovati con la scritta: hai guardato tutti quanti i TikTok disponibili? Io sì. Non mi voglio limitare a stare lì così, nel dubbio, nel nulla, io voglio cercare i segreti. Oggi parleremo della parte oscura di TikTok. Guarderemo dei video, vi parlerò di video misteriosi scomparsi che alcune persone dicono di aver visto ma che non si trovano più. Il primo video che voglio vedere insieme a voi è stato creato da un utente che si chiama 5up3r5, insomma una roba a caso, uno di quei nomi utenti un po' caserecci, dove lei sta riprendendo l'interno di casa sua. Si vede un cane, si vede un altro cane, si vede la televisione e la descrizione è: finalmente me ne sono andata da questa casa. Dove a un certo punto la sua ripresa si sposta verso una porta. Il cane viene attirato da qualcosa e poi qualcosa si muove. È veramente strano da vedere perché, ma veramente? Ma stiamo scherzando? Si vede proprio zoomando che c'è qualcosa sul ciglio della porta che quando si rende conto di essere ripreso dal cellulare si sposta. Fortunatamente sono riuscito a trovare un aggiornamento di questo utente che ha spiegato che se ne sono andati molto presto da quella casa e per fortuna non è successo nient'altro, ma che in quella casa sono successe cose veramente strane. Il prossimo video è uno delle varie porte che vedrete aprirsi su TikTok. Non so se vi è mai capitato, però io spesso vedo nel feed porte che si aprono da sole, gente che dice: oh mio Dio, si è aperto la porta. Una di queste però mi ha colpito più di tutti perché è stata registrata da un'infermiera di ospedale. La descrizione è letteralmente parolaccia, parolaccia, fantasma, e riprende questa porta di ospedale che si apre a ritmo costante. È una porta molto pesante. Io mi ricordo, perché ho lavorato per 3 anni in ospedale in tirocinio, e quelle porte le avevamo anche noi, erano pesantissime. Se voi vedete nella parte qui in fondo ha letteralmente un magnete che è potentissimo per tenerla aperta, da quanto è pesante. Quindi l'idea che una porta del genere si apra da sola e non ci sono fili o robe trasparenti, anche volendo tipo un filo trasparente, non avrebbe la forza per aprirla con questa costanza. Ci sono vari video di porte come questa e un'altra ragazza che mi è capitata subito dopo, questa che sta facendo il solito balletto, quelli Renegade oppure ma non ci sei so, e poi a un certo punto una ciocca di capelli comincia a muoversi da sola, lei si blocca e si prende la testa così, e la descrizione è: la mia casa fa spesso cose del genere. Bitch, what the fuck, ma se la tua casa fa spesso cose del genere, cosa ci aspetti? Madonna, dovresti essere nuovo già, Marco Zagato. E non è l'unica, perché ci sono molte persone che su TikTok hanno cominciato a condividere dei video che sembrano vere e proprie serie TV, cose assurde che succedono nella loro vita. Però ce n'è uno che mi ha colpito più di tutti. L'utente è Nick Simino 68, che il primo video che pubblica è lui che riprende una zona strana della sua casa, dove dice che mentre stava riordinando ha trovato una porta nascosta nel suo seminterrato, e quello che trova è un sacchetto con delle targhette d'ospedale. Ogni targhetta corrisponde ad un paziente. Sembrano veramente autentiche da vedere, sono veramente strane perché sono sicuramente pazienti morti. Chi ce le ha messe? E soprattutto perché? Lui continua poi a condividere altri video per quanto riguarda questa indagine. Va a cercare l'ospedale, riprende rumori anche nel suo luogo di lavoro. È veramente stranissimo sentire quei botti, quei rumori. Assurdo, allucinante, anche perché ha coinvolto altre persone, specialmente sul luogo di lavoro. Ora però andiamo a uno dei misteri di TikTok più sconvolgenti di sempre. Vi sembrerà assurdo dopo aver guardato questo video, ma sono certo che almeno uno di voi, ma almeno uno, avrà visto questo TikTok. E dico che avrà visto perché nessuno sa dove è finito. TikTok ha la particolarità che se tu non salvi un video, non gli metti mi piace, è molto facile che non lo ritroverai mai più. Ed è proprio il caso di questo stesso TikTok, che molti utenti giurano di aver visto e giurano di aver avuto conseguenze dopo averlo visto, ma non riescono più a trovarlo. E io sono qua adesso per descriverlo, sperando che almeno uno di voi, fatecelo sapere giù nei commenti, l'abbia visto. Il video in questione inizia con uno schermo nero. Il suono di una televisione o qualcosa di statico, dei talk, comunque come una radio o una televisione che non dà in nessun canale. Dopodiché spuntano delle mani che stanno annodando dei capelli. Il TikTok continua con queste scene di queste mani che annodano i capelli. Ci sono dei numeri ripetuti che assomigliano quasi a un codice morse o a un codice binario. E poi torna uno schermo nero.
e finisce così. Chi l'ha visto racconta delle cose abbastanza simili. Chi è rimasto sconvolto, chi è rimasto traumatizzato e chi ha perso qualcosa di importante della propria vita. Chi ha fatto incidenti automobilistici, chi si è fatto male. C'è anche chi dice che in realtà questo TikTok non sia mai esistito, ma un gruppo di persone se lo sono semplicemente immaginato. Però è strano, specialmente perché io ho trovato una cosa abbastanza interessante nella descrizione di questo TikTok, che io non ho mai visto, voglio precisare questa cosa. Però il fatto di legare dei capelli mi riporta ai sortilegi. Ci sono molte streghe, molte leggende che riguardano il legare pezzi di pelle, denti, con i capelli. Molte streghe usano questo meccanismo per buttare sortilegi e malefici. Forse quelle persone che l'hanno visto sono rimasti maledetti. Ho cercato di ricreare in qualche maniera, trovando delle clip online, quel TikTok. Ovviamente non è un maleficio, quindi non preoccupatevi. Però l'ho voluto ricreare per cercare di capire se almeno qualcuno di voi l'ha visto. Passiamo a un TikTok che resterete basiti. L'utente è Kelsey Flynn, mostra una foto che ha scattato per mandarla alla sorella per mostrare il vestito che ha scelto come damigella. Lei racconta che la faccia che stava facendo in quel momento era una faccia strana per prendersi in giro, anche se è abbastanza inquietante perché sembra Jafar. Zoomando e guardando il riflesso del riflesso, la faccia un'altra. È un'altra espressione, totalmente un'altra espressione. È assurdo. Nell'altra la bocca chiusa. C'è chi nei commenti ha cominciato a parlare di demone degli specchi, maledizioni, chi ha cominciato a parlare di entità che non farebbero altro che mostrarsi attraverso i riflessi. Ora andiamo a parlare di un mistero che secondo me ci sarebbe tutto quanto un video dedicato a sta roba qua. Avete mai sentito parlare della Martin House? È una casa che si trova a Panama City, costruita nei primi del Novecento, che ad oggi sarebbe infestata. La leggenda dice che quando la famiglia Martin si spostò nella casa, si spostò anche parte della servitù e la signora Martin diventò troppo amica, se sapete quello che intendo, con qualcuno della servitù. Il signor Martin, quando scoprì la relazione, decise di agire immediatamente in una maniera terribile, perché prese il servo e lo impiccò alla quercia della casa, costringendo la moglie a guardare quell'orribile sacrificio. La storia però non si concluse qui, perché cominciò a girare per la città di Panama la notizia che il signor Martin aveva ucciso uno dei suoi servi. Preso dalla vergogna, decise di compiere un atto estremo. Tornò a casa, prese la moglie, i figli e gli fece fare la stessa fine del servo, impiccandoli tutti quanti all'albero di quercia della casa. Dopodiché decide di togliersi la vita anche lui. Da allora lo spirito della signora Martin continuerebbe a girarsi per le scale della casa cercando il suo amato servo. E molti sostengono che i figli del signor Martin si aggirino ancora nei pressi della casa. Il TikTok che state vedendo è proprio di quella casa ed è stato registrato da una scrittrice che avrebbe raccontato in un suo libro la storia e la leggenda della famiglia Martin. In una delle finestre si vede qualcosa che assomiglia a un bambino. È terrificante perché, se guardate, oltre a quella figura di un bambino, sembra che ci sia dietro di lui una figura ancora più alta, nera. Ed è veramente terrificante, raga, perché pensare tutto quello che è successo. Cioè, la figura del bambino si vede, eh. Ad oggi, tra l'altro, quella casa non è abbandonata, ma appartiene a un postino, o almeno questo è quello che ho trovato dalle mie ricerche, che però non la abita, la tiene solamente come residenza in più. È veramente allucinante e ad oggi resta un mistero. Ma parlando di misteri, questo TikTok è stato registrato da un ragazzo che lavora all'interno di un cinema. Sta semplicemente registrando qualcosa per i suoi amici per mostrare quello che fa quando finisce un film. Ossia, va nel retro del grande schermo e controlla che effettivamente non ci sia nessuno di nascosto con una torcia. Ma quando gira lo schermo, vede qualcosa di strano nella zona delle riprese. E si vede letteralmente che c'è qualcuno nella zona del proiettore. È assurdo, ma non finisce qua. Perché lui poi va proprio in quella zona lì per controllare, riprende tutto quanto e di colpo gira la telecamera. E se voi guardate bene bene, è difficile da notare, sembra che ci siano degli occhi nascosti nella sala macchine. È assurdo, raga, perché lui poi ha parlato di tutt'altro nel suo TikTok, non è mai tornato a parlare di paranormale,
Ma si vede letteralmente qualcosa, c'è qualcuno. E lui era lì per controllare. O è qualcuno di umano, o è il fantasma del cinema, che sarebbe pazzesco, sarebbe una storia favolosa. Dopo il fantasma dell'opera, il fantasma del cinema. Va bene, adesso che siamo tutti quanti maledetti e rischiamo la vita, voglio sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Avete mai visto qualcosa di strano su TikTok? Vi è mai capitato di vedere qualche cosa di inquietante? Io onestamente da sempre penso che TikTok sia fatto principalmente da roba maledetta, infestata e posseduta. Fateci sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Mettete un pollice su se questo video vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì alle 15 e di sabato alle 10:30, intanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!